Ah, eccoci, eccoci. Facciamo un altro video andando a casa. Targa provvisoria, autocostruita, come mi è stato suggerito dalla locale quando ho chiamato e perso la targa. Lo scarico illegalissimo. Venendo a Como ero senza targa, ovviamente. Il DB Killer assolutamente ci serve, ragazzi. Ci serve senza ombra di dubbio. Vai. Questo motar e mi innamoro veramente. Sono 10 anni compiuti per questa bimba, dalla data di immatricolazione adesso, e vi devo dire che la guardo, è bella e sembra sempre una moto recente, moderna, dei tempi d'oggi. La gente dice che avere l'hypermotard e fermare la Panigale per fare i giri sarebbe stato un errore, ma io non credo. Ok, risolto il problema del rumore, secondo me questo è divertentissimo. E vi garantisco che avere un hypermotard e una super sportiva sarebbe l'ideale. Non una naked, ma un motard. Perché come si sa, il motard è la moto più vicina alla moto da cross. E con queste ti diverti. Mi fermo un attimo così posso farmi la strada un po' spedita. Vai. E poi con motard si sa, uno si fa l'esperienza, si fa la ossa, diciamo. Perché la confidenza che dà da subito permette di fare, di usare un po'. Come mi sto divertendo adesso, non potrei divertirmi con la Panigale. Ovviamente il motard è la cosa. Fermiamoci qua un attimo. Il motard è la cosa più divertente che si può comprare. Secondo me avere una Panigale o una moto sportiva e una motard in generale, se sei un ducatista ovviamente devi avere una Panigale V2 o V4 e una hypermotard, quella della tua scelta, perché ti diverti come un matto, soprattutto quando hai uno scarico illegalissimo come questa qui. Il DB Killer lo vendono a parte, io non lo sapevo, adesso me lo procuro. Dal resto proprio. Dai, let's go. Ecco com'è divertente. Ha una seduta che dà una confidenza, controllo. Ti fa avere il controllo del mezzo, e quando hai il controllo del mezzo hai tanta confidenza. Guarda, in queste due curve qua mi diverto come un matto. Ora non torno indietro, però proseguo per Milano. In autostrada è veramente tanta roba questo rumore. I tappi per le orecchie sono di assoluta necessità. Il DB Killer l'ho fatto ordinare dal rivenditore e quindi spero che entro la settimana prossima mi arrivi e che così me la posso godere con calma. Assolutamente, non vedo l'ora di avere questa cosa pronta e di farmi tutti i viaggi su questa moto e di far riposare un po' la Panigale V2 Troy Bayliss. È una dimensione. Ciao ragazzi, è stato un piacere e alla prossima!